Patrizia, ma che mi combini? Ma io veramente l'avevo cantata non per provocare Katia, naturalmente. Figurati. Era un momento un po' di tensione, ho cantato tanto perché a Napoli si dice così, no? Canta che te passa. Certo, capito. Senti, ma non per provocare, Non per provocare, ma certo che no. Ma certo che non volevo provocare Katia. Poi infatti sono rimasta un po' male quando lei mi ha detto stai buona, zitta, sei al posto tuo. Ma io veramente non. Davide, sei entrata un po' in gabbia. Vi siete annusati con Patrizia? Vi state annusando? Vi piacete? Prendi un po' le distanze? Perché ho capito che secondo me, non lo so, dimmi tu, non voglio influenzare il tuo. No, sono sicuro che litigherà presto con qualche con qualcuno, ecco, quello sì, sicuro. Però la sto. Non mi sono esposto perché ancora non l'ho. Non l'hai inquadrata? No, quindi io non mi espongo se non ho anche a pelle dei sentori, delle cose. Non riesco a dare un giudizio, ecco. Manila, cosa pensi? Io conosco, già conoscevo il carattere esuberante ed estroverso, super estroverso di Patrizia. Io però il primo impatto con Patrizia qui dentro, e siamo amiche da molto, mi dice subito, allora Manila, io devo mangiare questo, poi devo fare questo, poi io non posso fare nulla se non mi alleno la mattina. Devo mangiare il pesce 3 volte la settimana. Ho detto, allora Patrizia, ti do un consiglio, calmati, studi un attimo la situazione e fidati, fammi qualche domanda prima di dire io, perché sennò qui si scatena l'inferno. E effettivamente poi piano piano ho capito che c'era da entrare però... un po' Se posso spezzare un micado per Patrizia, lo faccio volentieri, perché lei ha un carattere che è esuberante, è la gioia di vivere, quindi va bene Patrizia. È vero.